Che si sono venute a mettere in gioco. Devo assolutamente ringraziare Scintilla, il nostro elettricista, perché a metà delle serate le avremmo bruciate in tutti i sensi senza di lui. Io devo ringraziare il comitato che ha lavorato tantissimo, che spero che mi senta. Monica, devo ringraziare il comitato perché hanno fatto una valanga di riunioni quest'inverno, quando io ancora fortunatamente non pensavo al taglio, ma ci pensavo. Io personalmente devo ringraziare Batini, che se non c'è lui io muoio dopo un quarto d'ora, e invece sono sopravvissuto fino ad oggi, forse. Io devo ringraziare assolutamente i capitani di tutte le squadre, perché noi, quando ci siamo noi, siamo tutti amici, e questo è bellissimo, ed è lo scopo del paglio. Ma devo ringraziare tutte le nostre famiglie che ci hanno sopportato e supportato. Ecco, ho già proposto per l'anno prossimo un avvocato divorzista come assicurazione, che non si sa mai, perché viene rispresa. E ti arriva un pollice alzato, oppure se in una riunione devi fare la squadra, perché succede questo, spero che non ci sia tra il pubblico il mio capo, se in una riunione devi fare la squadra di pallavolo e scrivi ci sei la squadra di pallavolo, e in tempo zero arriva il pollice alzato e tu ti rilassi. E poi una cosa, se siamo così tanti, ci siamo divertiti, secondo me adesso abbiamo vinto tutti, assolutamente abbiamo vinto tutti. Tutti voi e tutti noi. Bravo! Cioè, io, e veramente si stanno creando delle amicizie, perché quando vedo loro, e dico loro non a caso, è bellissimo, incominciamo a sfotterci ed è divertentissimo. Quindi veramente abbiamo vinto tutti e vediamo l'anno prossimo. Allora, vi dico già che l'anno prossimo non si farà, non per cattiveria, ma perché il regolamento non lo prevede, quindi a Venegono purtroppo mi mancherete, forse non si potrà fare. Adesso, se il comitato, certo, Mary, scusa, devi dire una cosa, soltanto una cosa doverosa a nome di tutti noi, un grazie speciale a Matteo Cremona. Buone feste, grazie di questo taglio. Adesso mi sono commosso e non mi sento parlare. Sì, buco la palla perché ero già emozionato per quello che doveva dire la Mary. Vabbè, il comitato come al solito è sempre solerte nel fare due conti. Dov'è che sono? Ah, bellissimo, dai! Vediamo se riusciamo a fare questa cosa. È difficilissimo, me l'hanno proposto loro, ma ci pensa Battini. Ci riesci? Ci riesci in oratorio, dai! Castelsepri davanti ad Abatini, tutta Castelsepri davanti ad Abatini, dai, noi re qui capitani, no. Tutta Castelsepri davanti ad Abatini, dai, non arrivano, Castelsepri verso la birra, tutta Castelsepri davanti ad Abatini, voi siete di Castelsepri, dai, infatti. Venegono davanti al palo, Venegono davanti ad Oliva, Venegono qui, meglio Verdi qui, esatto. Secondo noi siamo tutti nati nel posto sbagliato, di fianco al verde e al giallo, che fa molto Brasile.
come ci ha suggerito il sindaco di Lepate. Di qua ragazzi, ragazzi, tutti davanti al nostro sindaco Lepate. Lenate è già lì, si è messo da lì. Lenate, sulle mani per Benegone. Vedete, basta avere il microfono dal quale ti ascolta. E poi abbiate. Benegone, sulle mani per Benegone. È divertentissimo. C'ho ancora 10 minuti di autonomia per muoio. Ragazzi, com'è stata? Bella faticosetta? Sì, sì. Ragazzi, se stiamo così, ci abbiamo il giornalista, poi usciremo sulla settimana. E guardatela in fondo che si sono posizionato. Ma che bella roba che si è riusciti a fare, ragazzi. Ah sì, sì, sì. Allora, devo dire che ricontinuo su dei concetti. Dai che ce la facciamo! Dai, pronti per l'ora! Si parte da Castelsepio, eh! Pronti? Pronti per l'ora! Via Castelsepio! Quasi, quasi, rifacciamola che mi è piaciuta! Pronti? Via Castelsepio! Fantastico, con il sindaco e il capitano in mezzo, benissimo. Va bene, va bene. Adesso vediamo un attimo se tiriamo fuori i punteggi, che sono sempre di una certa complessità. Ragazzi, qua abbiamo le medaglie per i benegonesi, eh. Ancora qualche secondo di pazienza. Allora ricordiamo che la Legana ha vinto il Bicelli, il calcio di nuova categoria, la Pellegrino. Pellegrino ha vinto dalla staffetta dei ragazzini e poi il ping pong, lo sport in palla, la forza 4. Vabbè, gli altri non si ricordano nessuno cosa hanno vinto. Abbiamo perso sicuramente il buco alla gomma e il taglio del fronco. Il comitato ce la facciamo? Allora ancora qualche secondo di pazienza, dai. Ragazzi, allora anche gli adulti, va bene? Si sbucca la gomma o vi alleno, promesso. Anche la corsa con i sacchi degli... Sì, sulla corsa con i sacchi abbiamo delle difficoltà nelle gomme. L'anno prossimo, come altro sport, metteremo tra sport alla moglie il basket e il nuoto sincronizzato maschile. Poi metteremo il beach volley 2 contro 2. Palla spagnola adulti, palla spagnola adulti e il tiro alla fine dei piccoli.
E poi facciamo il tiro alla fune dei diciottenni, under 16. E poi facciamo l'anno prossimo facciamo il palo della Tuscania, bassagliamo noi due paesi. Vi piace? Chi è che vuole salire di loro dono? Nessuno, sarà meglio di me qua. Dopo Giardini vediamo. Beh, aspetta, io no, non c'è il tema che ci sono cervicali. Il comitato? Il comitato? Il comitato? Dai, c'è tensione, come X Factor! Dai, finché tiene la corrente, il comitato? A breve, datemi un attimo, stiamo aspettando il comitato. Il comitato? Va bene, adesso a breve avremo i risultati. Allora, facciamo una simulazione, eh? Sesto classificato. Me lo dico. Ah, vediamo chi esultano più. Sì, facciamo il primo classificato a turno e vediamo chi esulta di più, eh. Primo classificato, Castelsempio! Primo classificato, Venigoro! Primo classificato, Locate! Primo classificato, Abbiate! Primo classificato, Gornate! Ragazzi, siete veramente fantastici! Verde, ma poi si possono togliere? Dai, vediamo tutto avanti il giorno. Allora, fino al prossimo anno, ci rivediamo. Bello, mi hanno anche truccata, mancava solo questo. Chiarissima, vai. E adesso me lo dici, me lo tengo 15 giorni. Allora, dai, ci abbiamo anche i colori di guerra ormai, grazie, gentilissima. Abbiamo anche i colori di guerra. Va bene, innanzitutto, visto che ci siamo, poi lo rifaremo, però facciamo un grande applauso a una persona che non può essere qui tra noi adesso perché è stata godendo, ma si riprenderà sicuramente. Perché è un po' ridottore di questa cosa, che sarebbe stato contentissimo di vedere questa follia che ha funzionato. Facciamo un grandissimo applauso a Marco! Bravo Marco! Ha litigato con tutti i dottori per venire qua, ma poi non ce l'ha fatta. E poi andiamo al video. Allora, stanno rifacendo i conti del primo giorno. Stanno facendo il primo giorno e si è scaricato. Ma si è scaricata la pila della calcolatrice e ci sono ancora problemi sulla corsa alle carriole, mi sembra. Le cose che creano problemi sono la corsa con le carriole e il buco alla gomma. È inaccettabile il fatto che sia arrivato solo quinto. No, non ci credo. Dai ragazzi, il comitato ce li ha messi di meno a fare i tiri alla fune. Io comunque lo sapevo e mi avevo detto partite, avevo fatto fare i conti prima, mancano gli ultimi 30.
Luca, vieni, dai. Allora, vieni. Allora, ragazzi, tutti qua un attimo, anche se no si spengono le luci. Ragazzi, venite qui, ragazzi, qui. Ci siamo? Mary, ci sei? Dai ragazzi, che dovevano, ma dov'è che sono? Dove sono chiusi tra i reclutati? Adesso, scusate, adesso faranno incendio. Adesso faranno le incendieranno del fumo, sarà bianco e nero. Vediamo la prima fumata com'è. Ragazzi, possiamo, se volete andare a bermi qualcosa, io adesso ci vado. Si chiama il canale. Ciao Leo, tutto bene? Sei divertito? Che sfiga di sorteggio. Allora, visto che non ci abbiamo niente da dire, comitato dei territori di beach volley della regione Lombardia. Varese 1, Varese 2, sono arrivate ottavi e nani, un applauso, su 18 province, ragazzi, dai, Milano 1, Milano 2, prima e seconda, vabbè. Ragazzi, allora, l'anno prossimo rifacciamo questa taglia, abbiamo detto, giusto? La faremo in un paese diverso da Venezuela. Dove farlo? È un paese che ha due... Dai comitato, su, dovete fare più 30, più 25, più 40. E ragazzi, chiamiamo il comitato tutti insieme, che magari escono. Comitato, 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 comitato. Andate a prenderli. Ragazzi, chiediamo scusa per l'attesa, adesso ci arriviamo, dai, abbiamo fatto tanta fatica, è stato duro anche per loro, tanta fatica anche per loro, sta facendo la doccia. Ragazzi, richiamiamo.
abbiamo almeno due sindaci a prendere. Se arrivano, no, no, sono solo tre signorine che escono da dietro, e un ragazzo, un gruppo di ragazzi. Ecco ragazzi, una cosa, avevamo l'ultimo secondo d'attenzione, avevamo chiesto al comitato di far intervenire, di far intervenire queste foglie anche i ragazzi della terza media in poi, e devo dire che ci hanno dato retta, e di voi siete tantissimi, quindi chi è che è nel 2008 qua? 2008? 2009? Allora, non mi pare farvi dire, 2007? Qualcuno, lui mi sembra un po'. Comunque siete in tantissimi, è stato bello riuscire a coinvolgervi, e di questo siamo tanto tanto contenti. Ma chi ha vinto il paio? E questa è la domanda, ma chi ha vinto il paio? Sta arrivando il comitato? Non sta arrivando il comitato. Comitato! Il comitato, giro voce che il comitato si è andato a casa. Dillo. Bambini facinorosi di Castelsebrio mi stanno minacciando. Chi ha vinto il paio? Quindi questa è la domanda che si fanno tutti. Valerio dice che alle 5 e mezzo domani deve svegliarsi. Dove devi andare? In vacanza, eh? Qui incominciamo, ecco, ricordatevi l'anno prossimo di partire per le ferie solo dopo il paio, eh? Oh, arrivano, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, è forte.